siamo a San Sebastiano al Vesuvio, la rassegna diritti d'autori. Siamo con Maria Rosaria Selo, che sta per presentare il libro Vincenzina ora lo sa, edito da Rizzoli. Un libro molto interessante, un libro, noi già ci siamo incontrate precedentemente, abbiamo parlato di questo libro, io l'ho approfondito e devo dire che ho colto degli aspetti che inevitabilmente la volta precedente, non avendolo approfondito bene, non avevo potuto cogliere. Sicuramente un romanzo, Vincenzina la protagonista, ma sullo sfondo una Italia nel 1975-80 dove c'erano tante lotte operaie, sindacali, le donne, il femminismo e anche l'Ital Sider. L'ho buttata così e adesso do la parola a te perché so che tu sei bravissima. Vabbè, bontà tua. Allora, innanzitutto grazie per questo momento, per questa intervista, ringrazio anche ovviamente per l'ospitalità di Ida Panzarella, l'organizzazione eccetera, diritti d'autore. Dunque, Vincenzina, la mia Vincenzina è una studentessa universitaria, figlia di un operaio dell'Ital Sider di Bagnoli, siamo appunto, come dicevi tu, negli anni 70 e a causa della morte del papà, tante di quelle morti, insomma, ci sono state purtroppo ahimè, a causa del cancro, lei dovrà entrare per forza in fabbrica perché diviene sostegno di famiglia, quindi capofamiglia, e quindi avrà questo doppio ruolo di capofamiglia e di operaia e si scontra con un mondo che era il suo tra le quattro mura di casa ma non all'esterno, quindi c'è questo trauma ovviamente, lasciare l'università, lasciare i libri eccetera e una laurea ovviamente per affrontare poi la fatica della fabbrica, sì. La fabbrica? Però, scusami, vai. No, vabbè, mi agganciavo a quello che dicevi tu, della sorellanza, no? Perché lei all'interno della fabbrica, diciamo che questo è un po' più o meno il corpo poi del romanzo, lei si trasformerà e troverà attraverso le colleghe che le insegneranno poi il lavoro ovviamente della fabbrica, venendo lei da tutt'altro mondo, troverà non solo la vita quella vera, ma troverà la sua coscienza di classe, la sua dignità, ritroverà in qualche modo suo padre, che lei all'interno di una fabbrica non poteva ovviamente conoscere, se, insomma, a parte nella famiglia naturalmente, ma era cosa ben diversa. Quindi questo grande amore anche per la politica, anche per il lavoro, per le altre donne, per la fatica che si faceva per guadagnare una busta paga che era la dignità. È la dignità di ogni essere umano ancora adesso. La fabbrica è un'altra protagonista in questo libro. In effetti, attraverso le pagine del tuo libro si ha la possibilità di conoscere da una prospettiva completamente diversa la vita proprio all'interno di questa struttura, che non è assolutamente una vita facile, una vita soprattutto in quegli anni in cui i diritti, tu prima hai detto anche un'altra cosa, tante morti ci sono state di recente, se non per la fabbrica c'è stato il giornalista Franco Di Mare che per motivazioni, certo non perché ha vissuto in fabbrica, ma per aver respirato amianto, comunque sostanze non salutari, è venuto a mancare. Perché hai voluto porre l'attenzione proprio su questa ambientazione? Cosa volevi raccontare attraverso Vincenzina? Allora, io credo sia una responsabilità di tutti, di ogni scrittore. La penna è l'unico mezzo che ho io per denunciare, per dire una cosa. E la fabbrica è una cosa importante, è un luogo che non ha pace, anche quando poi è stata costruita Città della Scienza, c'è stato l'incendio doloso. Ovviamente bisognava mettere un attimo l'accento, cioè raccontare questa che è stata una grandissima realtà, soprattutto operaia, voglio dire 100 anni di fabbrica hanno significato una vita, un periodo che adesso non c'è più. Considera che gli operai, i caschi gialli di Bagnoli hanno fatto la storia della forza operaia dell'Italia, poi è andato tutto un po' scemando con la chiusura della fabbrica nel 90. E oltretutto io ho voluto raccontare la fabbrica con grande amore, con umanità, cioè l'ho raccontata come avrebbero voluto gli operai, perché gli operai, nonostante le morti, le perdite, perché non parliamo solo dell'amianto, lì c'erano morti quotidiane, sì, per incidenti, per colpo apoplettico, per calore, infarto, cioè veramente erano, pensa che al principio quando venne aperta la fabbrica erano stimati 7 morti al giorno, poi non furono tanti per fortuna.
però ovviamente gli operai, nonostante questo, sono follemente innamorati della fabbrica, ancora oggi. E quando me l'hanno raccontata con le lacrime agli occhi, io non potevo fare che questo, raccontarla con amore, perché era una famiglia, era una città, un piccolo mondo nel mondo, questo insomma la fabbrica. È vero, se uno pensa al corso degli anni, anche il numero delle persone che hanno lavorato lì all'inizio, pochi, poi si è arrivati nei momenti più alti a 4.000, per poi essere nuovamente dimezzati, insomma sappiamo i problemi dell'Italsi, del Silva, insomma quali sono stati. Tu mi hai parlato di sorellanza, in questo libro c'è una comunione tra le donne, i personaggi, Piera che è appassionata di Pasolini, Anna, cioè sono tutti personaggi che ritrovano all'interno di questa struttura un modo per comunicare insieme, per combattere verso l'esterno. La sorellanza, se ne parla tanto anche oggi, però io un termine, devo dire, che non amo molto, ma credo che nella tua interpretazione, e vorrei che tu la approfondissi, sia qualcosa di diverso, che invece a me piace molto, quindi vorrei che tu dicessi qualcosa allora, in merito. Allora, è più che una sorellanza, lo è comunque per certi versi, ma è un volersi bene, cioè alla fine è questo, è un dare e avere tra donne che remano sulla stessa barca e devono chiaramente arrivare, io dico a fine mese, ma comunque anche, cioè, devono affrontare la vita e lo devono fare tutte insieme, quindi c'è un grande aiuto dell'una verso l'altra e viceversa, e che alla fine diventa famiglia, cioè la famiglia che tu non ti ritrovi ma ti scegli, quello è alla fine, e sono amiche alle quali puoi confidare le cose, alle quali puoi ricavare un affetto, una carezza, ma anche, voglio dire, uno schiaffo, ma giusto, qualcosa di forte, qualcosa di amorevole nel rapporto, insomma, tra di loro. Tu hai fatto tante presentazioni, questo è un libro che ha avuto molto successo, meritatissimo, perché è un bel romanzo, scritto molto bene, ma a distanza di un anno, no? Come ti spieghi questo successo? Perché la tematica, secondo me, a prescindere dal fatto che tu sia comunicativa, che la storia, come diciamo, è molto bella e tu l'hai saputa trasporre anche con uno stile molto, letto da qualche parte, mi trovo concorde, un stile mediterraneo, quindi si sente questa cosa. Però la risposta è una domanda che già ti ho fatto un'altra volta, però mi incuriosisce riproportela a distanza di un anno. Allora, io vabbè, sono contentissima ovviamente di questo, è l'attualità, perché noi viviamo in un momento in cui, non voglio azzardarmi a parlare della legge 194, ecco, io racconto un decennio 70-80 dove c'è stato di tutto, lotte studentesche, lotte per il salario, legge a favore dell'aborto, del divorzio, contro la violenza, grandi, cioè, voglio dire, è stato, esatto, quello che hanno fatto, io parlo per la mia età, le nostre sorelle, va bene, maggiori, o comunque è stato tanto, adesso pare che qualcosa vacilli. E poi ovviamente le morti sul lavoro, cioè una guerra quotidiana, basta accendere, ascoltare un telegiornale o leggere un giornale e rendersi conto che quanto di più attuale, cioè quanto poco è cambiato, e non dovrebbe, perché noi parliamo di 40 anni fa, quindi purtroppo è anche l'attualità che lega, diciamo, la storia al successo del romanzo. Ultimissima domanda e ti lascio sì, andare. Piovigina. Facciamo prestissimo. Io te ho sempre così, Sì, sempre abbiamo sempre persone che passano un po' d'acqua. Sì. Hai fatto tante interviste, tante presentazioni. Una domanda che nessuno ancora ti ha posto, o una cosa che tu vorresti aggiungere e che non ti è stata chiesta, o non hai avuto, non so, non ti è venuto in un determinato momento l'idea di dirla. C'è o non c'è? Se no chiudiamo così. No, in verità non c'è, perché ho avuto tante domande. Ti ringrazio, sono contenta se ti è piaciuto il libro, sono molto contenta se hai voluto bene a Vincenzina. Assolutamente tutti. Sì. E buona presentazione. Grazie. Perché ci aspettano.